Sindaco, anche quest'oggi si è rinnovato quello che possiamo dire il rito dell'arrivo del Presidente della Repubblica a Stromboli, sicuramente una visita gradita che anche comunque è sempre un segnale importante. Un segnale importantissimo, lei ha visto la cordialità con la quale vi sono stati saluti e vi racconto un siparietto così allegro, spassosissimo, no? Perché il Presidente si scusava dicendo vi ho fatto fare una levataccia, c'erano gli amici storici che vengono ad accoglierlo sempre. Io ho fatto una battuta, ho detto guardi Presidente, ma loro scendono tutte le mattine alla nave, ragione per la quale chiaramente non è una levataccia. Abbiamo scherzato un po' su e gli ho dato un libro di Turchi alla Marina e mi ha detto, dice, io seguo molto le vicende di Lipari, li seguo sia attraverso le edizioni sia attraverso naturalmente notiziari e mi tengo aggiornato. E direi che, come lei sottolineava giustamente, è un discorso di un rito, ma che si rinnova sempre in maniera diversa. Quest'anno assume anche un altro significato importante. Avrete tutti quanti voi della stampa comunicato che in questi giorni il vulcano Stromboli ha fatto un po' le bizze, nel senso che c'è stata una fuoriuscita di lava, c'è stato praticamente qualcosa che naturalmente potesse pensare ad un discorso significativo e importante, quale migliore tranquillità e sicurezza per tutti quanti i turisti e per coloro che hanno qualche minima paura dell'arrivo del Presidente. Insomma, se sbarca il Presidente può venire qualsiasi altra persona. E appunto lei immagini i sistemi di sorveglianza, i sistemi di sicurezza, gli organismi proposti alla Protezione Civile, se consentono che il Presidente venga sull'isola, questo sta a indicare che questa è un'isola tranquilla e serena. Ci siamo passati la parola noi eoliani e ci siamo detti che bisogna far sì che il Presidente resti sereno e tranquillo sulle nostre isole, e Stromboli è abituato ormai a lasciare che il Presidente faccia le sue vacanze senza resto e senza nulla, le stesse parole le giriamo agli amici turisti e questa mattina ne abbiamo visti alcuni che serenamente lo hanno applaudito a riprova della grande popolarità che il Presidente napoletano ha tra tutti quanti gli italiani e anche ai fuori dei confini nazionali. Ha idea quanto il Presidente si fermerà e se ci sarà una possibilità di un incontro più ravvicinato? Ma diciamo che tutti gli anni che io sono da accogliere lui poi mi ha consentito sempre la possibilità di un incontro perché potesse esprimergli quelle che sono le problematiche emergenti, le soluzioni, ed è bene dire che il Presidente si è sempre interessato e tante cose sono andate a soluzione grazie anche al suo discreto ma deciso intervento. E quindi è possibile che questo incontro avvenga e nel contempo praticamente non farò mancare anche dei pensieri, diciamo, ecco, molto più approfonditi per ringraziare il Presidente per questa sua ulteriore visita, ricordando anche che ho donato un libro Pane Caliato a Donna Clio, a riprova praticamente del bene che la gente le vuole. Lei sarà una brava cuoca, io mi ricordo quando ancora non era praticamente la moglie del Presidente, quindi Donna Clio quando offriva affettuosamente volentieri il suo caffè nella casa che avevano qui a Stromboli, era sempre molto attenta e curioso, magari le ricette di cucina le faranno piacere, fatte da lei direttamente o dai suoi, per ricordare anche un'altra delle cose caratteristiche del nostro territorio che è la enogastronomia.